ti dice tutto di tutti. In collaborazione con... Insomma, ci siamo dal backstage, adesso dobbiamo andare in passerella. Quali sono le acconciature che hai inventato? Le acconciature sono tutte sposa, tutte raccolte, perché quest'anno le acconciature sono raccolte. La sposa è bella quando raccogliamo i capelli. Quindi capelli lunghi? Capelli lunghissimi, curati, biondi, non perché siamo razzisti, ma perché il biondo si nota di più l'acconciatura. Sul trucco come siamo messi? Allora, sul trucco diciamo che ci allontaniamo da quelli che sono i trucchi tendenzialmente sobri, quindi la sposa di oggi è una sposa determinata, è una sposa sicura, quindi occhio intenso e labbra chiare, quindi la moda della sposa si è un po' rivoluzionata con il tempo e quindi smoky, occhi intensi, colore, ciglia finte e bocche naturali. Ti senti bella con questa acconciatura? Fantastica, ancora devi finirla. Figurati, tra poco sarai non bella, ma di più. Di più, di più. Ma le tendenze dell'alta moda in inverno, quali saranno? La tendenza sarà ancora con queste schiariture giù, lo chatouche andrà ancora parecchio, con queste sfumature chiare giù. E... ancora il biondo o magari qualche altro? No, sicuramente ancora il biondo persiste ancora per parecchio. In estate il trucco è abbastanza leggero, in inverno invece? In inverno anche le palpebre si colorano, quindi in questo caso sempre colori scuri, quindi va molto di moda lo smoky, quindi quest'occhio molto sfumato e intenso e labbra naturali, però si riporta ovviamente al colore, quindi con l'aggiunta di colore, quindi non il solito smoky nero che vediamo, quindi c'è l'aggiunta di colore, sempre colori comunque caldi e tonalità scure, quindi dal verde al viola al prugna. Bene, allora io vi lascio lavorare, intanto Anna è quasi pronta per affrontare la passerella. Ti senti pronta da 1 a 10? Sempre, prontissima. 11. 11, a tra poco. Ciao! Poco in passerella la nuova collezione firmata da un grande design, tutto partenopeo. Tutto partenopeo, tutto campano direi, diciamo, infatti la collezione è ispirata proprio ai colori della costiera amalfitana e sono proprio le bougainville con le sue tinte forti, il viola, il rosso, il fucsia, tutte queste tinte diciamo che... basta dire Gianluca Mannara. Gianluca Mannara, sì, diciamo con questi diciamo, tessuti diciamo un po' trasparenti che però non sono mai volgari. Anche perché le trasparenze, voglio dire, fanno ancora più sexy la donna. Certo, diciamo, perché c'è sempre quella cosa, diciamo, vedo, non vedo, allora che di mistero, di quell'alone di vedo e non vedo, che è sempre molto interessante. Molto interessante, come sicuramente la tua collezione, che anticipa un po' la donna moderna, la donna del 2015, dinamica, bella, sensuale, veloce anche, no? Veloce, diciamo, perché i ritmi sono proprio diventati tutti veloci, allora anche un abito di aperitivo può essere un abito di un'occasione di sera, diciamo. Tu mi insegni, basta cambiare un accessorio, già una borsa e voilà, diciamo, dall'aperitivo puoi andare a una cena importante anche di... Ma il colore di Gianluca qual è? Allora, il colore di Gianluca
e il rosso, diciamo tinte forti, diciamo il rosso. Il rosso è delle donne. Il rosso è vero che è il colore delle donne. Certo. Loro amano il rosso e il nero, è vero? Sì. Infatti non a caso, diciamo, questa sera abbiamo scelto una miss rosso nero, diciamo un po' queste pelature che rendono la ragazza sempre molto sensuale. La tua musa ispiratrice, diciamo. La mia musa ispiratrice. Tra poco parte la sfilata griffata. Gianluca Mannata. Tra poco in passerella una nuova collezione ispirata a una donna che vuole vincere, una donna dinamica, una donna con un sex appeal particolare che anticipa un po' l'estate 2015. Sì, infatti Madame Astrid Couture propone quindi quelli che sono i colori e i tessuti della mia terra, ovvero l'Africa, e quindi il cotone, il jersey, insomma tutti i tessuti abbastanza leggeri, perché una da donna, me fa caldo. Una donna misteriosa. Certo, misteriosa, seducente, sensuale, perché si può essere sensuali anche al mare, poiché la mia collezione è una collezione moda mare, quindi sensualità e femminilità. Intanto salutiamo una delle tue assistenti, ciao. Salve, sono Federica. Federica, ma il colore del costume che preferisci? Verde. Ma insomma, questa donna che basta cambiare un accessorio, sciogliere i capelli, un profumo ed è pronta anche per la sera con questi abiti da mare. Ma certamente, perché sono degli abitini che possono essere utilizzati sia in spiaggia, quindi con un infradito semplice, e la sera bastano pochi gioielli, capelli alzati e siamo pronti per un cocktail o una discoteca. E per fare innamorare tutti gli uomini. Certamente sì. Adolfo Natale, per ogni evento c'è sempre un dolce finale, qual è il dolce che tu preferisci? Il dolce che preferisco è sempre una torta a piani, a tema. Per il matrimonio una torta con dei fiori decorata. In questo caso che c'è stata questa sfilata di moda, ho preparato insomma delle cose particolari proprio per la sfilata. Mi veniva da dire, ditelo con i fiori, poi un evento se non c'è il fiore non è un evento doc. E infatti con questo evento qua abbiamo cercato di esprimere tutta la nostra bravura, tutta la nostra esperienza di organizzare, vedevo delle belle composizioni. Sì, infatti, e cerchiamo di accontentare un po'
tutta la fascia della nostra clientela. Soprattutto le spose. Soprattutto le spose, e questo è il nostro obiettivo principale, sono le spose. E allora ditelo sempre con i fiori, perché non sbagliate mai. Mai.